Chi sono loro signori? Che cosa vogliono? Siamo qua in cerca di un autore. Di un autore? Che autore? Di uno qualunque, signore. Ma qua non c'è nessun autore. Perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. Tanto meglio allora, signore. Potremmo essere noi la loro commedia nuova. Già, ma se non c'è l'autore. Tranne che non voglia essere lei. Tutto questo va benissimo. Ma che cosa vogliono loro ora qua? Vogliamo vivere, signore. Per l'eternità? No, signore. Almeno per un momento. In loro. Basta, guarda. Vogliono vivere in noi. Sei personaggi, basta la parola, basta il titolo, è la grande porta d'ingresso del teatro contemporaneo. I sei personaggi sono un capolavoro. Quando ho deciso di rimetterli in scena, io l'avevo già recitato come attore negli anni 50 con la regia di Gianfranco Rebosio, è una delle prime parti che ho fatto in teatro. Poi feci la messa in scena con la mia compagnia, con... negli anni 60, poi ho chiamato Peppino Patroni Griffi per una regia che fu esemplare, meravigliosa, con Massimo De Francovic che faceva il capocomico, Lina Sastri, Marina Bonfigli. Poi ho deciso di farlo appunto quest'anno e devo dire che tutti mi dicevano: ma perché i sei personaggi? Specie i critici mi dicevano così, ma io reputo i critici degli spettatori annoiati. Dico sempre che il teatro va fatto per tutti e va fatto soprattutto per i giovani quando non sono a conoscenza di certi capolavori. Se i personaggi devono essere visti in una vita, e infatti la mia scommessa è stata vinta, perché a Milano, quando abbiamo debuttato, abbiamo poi avuto una serie di esauriti e dappertutto il pubblico mostra di gradire questa scelta. Si vede che le grandi opere sono nel cuore degli spettatori. Guardino, guardino, la commedia è da fare, ma se lei vuole, se i suoi attori vogliono, la concerteremo subito tra noi. Ma che vuol concertare? Quando si fanno di questi concerti, qua si recitano drammi e commedie. E va bene, siamo venuti appunto per questo qua da lei. E dov'è il copione? È noi, signore, il dramma è noi, siamo noi. E siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione. Vede com'è bellino. Cara, cara. Ebbene, quando questo amorino qua Dio la toglierà d'improvviso a quella povera madre, questo imbecillino qua farà la più grossa delle corbellerie, proprio da quello stupido che è. Allora vedrà che io prenderò il volo. Sì, signore, prenderò il volo, il volo! Ma che diavolo dice? Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sì, signore. Sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearne di verosimili perché paiano vere. E ci siamo ridotti a mettere in scena commedie di Pirandello, che chi l'intende è bravo. Fatte apposta di maniera che gli attori, né critici, né pubblico non ne restino mai contenti. Il berretto da fuoco, sì signore, e sbatta le uova.